Buongiorno, benvenuti in agli incontri con la stampa, oggi abbiamo due ospiti d'eccezione, Ronaldo e la Coppa del Mondo, un connubio che, funziona, che ha funzionato almeno per due volte, no? Sì, sì. Ci racconti cosa stai, cosa stai facendo in Italia? Eh, sono venuto in Italia come un membro del comitato eh, organizzativo eh, locale di, per la Coppa del Mondo, eh, adesso facciamo promozione per la Confederation Cup, eh, che quest'anno in speciale sarà molto divertente, no? abbiamo quattro campioni del mondo che si giocheranno, mm, 12 titoli mondiali eh, in campo, in campo. Eh, con Brasile, Italia, Spagna ed Uruguay, mm, è stata una grande sfida per noi brasiliani eh, organizzare questo, questi due eventi perché veramente sono eventi complessi, eh, grandi ed è stata una sfida molto divertente anche da affrontare. Mm, siamo quasi pronti, eh, manca pochissimo, eh, tre stadi già finiti, testati, altri tre per finire in pochissimo tempo ed è un grande entusiasmo in Brasile per questi due eventi. Ecco perché parlare di grande sfida per un paese come il Brasile? Qual è il senso di questa sfida? Dimostrare al mondo che, che il Brasile è capace di organizzare sì, due sì. eventi così importanti, più il terzo saranno poi le Olimpiadi due anni, fra due anni ancora, nel 2016? Sì, il Brasile in questo momento, un po' di anni già, che al eh, contrario dell'economia mondiale, il Brasile vive abbastanza bene adesso no? economicamente anche molto forte eh, questi eventi grandi eh, ci porta anche eh, un grande investimento per le città che, certo. che, che li ospita eh, in speciale mondiale perché eh, si gioca in 12 città diverse e eh, si fa in ogni città un grande investimento in queste città sia di nuove strade, aeroporti nuovi, certo. alberghi nuovi, eh, stadi nuovi. Eh, allora siamo contenti di avere questa possibilità e questa opportunità di crescere più in fretta di quello che, che si aspettava. Senti tu questa coppa l'hai alzata due volte, quanto ti piacerebbe provare ad alzarla nel tuo paese? Quanto ti sarebbe piaciuto? Mi, mi piacerebbe tanto, tanto, però purtroppo non ho avuto il tempo e. Eh, 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 ho mancato pochissimo, però insomma, due anni fa ho deciso di smettere di giocare a calcio con una povagia che mi ha tenuto per un anno, così una grande sofferenza, più sofferenza di quella operazione dei ginocchio sì. famosa che ho avuto. Eh, allora ho deciso di, di smettere con tutta la sofferenza. Eh, e Accettare che la storia è stata bellissima, la storia ha finito e purtroppo vicinissimo al Mondiale nel mio paese, dove sarebbe stato bellissimo giocare. Però, Però il destino ha voluto questo. Il destino ha voluto questo, e, e fortunatamente sono qui a, a partecipare eh, di un'altra maniera. Sentì, che rapporto hai con l'Italia? Tu l'italia Italia hai sofferto, hai, sei arrivato vicino alla vittoria. Eh, hai, hai perso anche in, maniera, anche in maniera forte, in maniera clamorosa, eh, però in Italia sei sempre molto amato, come mai secondo te? Sì, sì io dico ai miei amici che veramente è un piacere eh, tornare sempre in Italia, perché qui trovo degli amici, e la gente che mi vuole tanto, ma tanto bene, al di là della squadra che tifa, eh, sempre mi... mi, mi mi ricevono, mi ricevono molto, con molto affetto, molto amore. ed è, Io sono onorato perché qui veramente ho vissuto eh, quasi sette anni eh, della mia vita sportiva. Eh, in cui sono stato molto felice. Eh, ho vissuto eh, episodi duri, sia quello dei ginocchi con l'Inter sia quello con, con Mila. Eh, la gente è ho qualche, qualche episodio con gli arbitri. Con gli arbitri, <ride> è vero, che non si dimenticano di quell'episodio. Ma la gente in Italia ha pianto quando ho pianto io, eh, ha sorriso quando so sorriveva io eh, e niente, sono stato veramente felice. Tu giocavi in un campionato italiano pieno di fenomeni, tu eri il fenomeno. Ora il campionato italiano fa più fatica a trovare, no? a far venire dei campioni. Come mai? Che livello ti sembra questo del campionato italiano? Un livello molto più basso di, 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 di anni fa. Eh, però tutta l'Europa vive una difficoltà economica molto grande. Eh, abbiamo soltanto Barcellona e Real Madrid che riescono ancora a avere un potere, una potenza di essere una potenza economica. E poi qualche squadra con qualche eh, capo, che c'è ancora eh, i soldi di famiglia, para, di famiglia, di famiglia. per, per eh, fare una grande squadra. Abbiamo visto Chelsea con, in difficoltà certo. anche con tutti i soldi di Abramovic. Eh, adesso vediamo il Paris Saint-Germain che eh, inizia a essere forte con grandi acquisti, però il calcio italiano mh, bisogna trovare delle soluzioni veloci. Per diventare forte, competitivo un'altra Ti, piace un lo, volta ti piacciono Europa. le soluzioni che, ha trovato, che sta trovando la Juventus? Ti piace la Juventus? Come, sta, come gioca eh, la programmazione, il nuovo stadio? Sembra una società diversa dalle altre. Sì, sì mi sembra che il progetto è, è, è buonissimo è, ed è il futuro. No? È, le squadre che è, hanno il proprio stadio diventeranno fortissime perché riusciranno ad avere tanti soldi e sono andato alla Juve a vedere il centro di allenamento, ho trovato un ambiente molto sereno ed è una squadra che sempre è stata forte nell'organizzazione. L'ultimissima cosa, dai un consiglio al tuo ex presidente Moratti che invece non se la passa così bene l'Inter non se la passa così bene sì, l'Inter ha avuto 6-7 anni de... che ha vinto assolutamente tutto, anche Champions League, ed è adesso in difficoltà, quello, passerà anche quello: eh, tenere duro pazienza e, e, e cercare un altro Ronaldo e cercare, <ride> cercare delle soluzioni. Diciamo. Va bene, grazie ancora, grazie della tua presenza qua a Torino, qua alla stampa e in bocca al lupo per tutto. Grazie, in bocca al lupo. a risentirci